Si chiama L'amore che voglio, i desideri, Jake La Furia, 17:28 minuti, buon mercoledì 25 gennaio da Radio Rosa Music e dalla Social Room. Oggi parliamo di grandi eventi, da momenti da ricordare. Beh, anche per quanto riguarda la città di Matera ci sono stati nel corso degli anni momenti che noi non dimentichiamo dal punto di vista musicale, i tanti eventi che grazie alle società operanti nel mondo dello spettacolo abbiamo vissuto nel corso di questi lunghi anni per una città che si è conquistata attenzione internazionale per questo tipo di risultato. Insomma, di risultato artistico. Io oggi vorrei parlarvi dell'Oversound Matera Music Festival e lo voglio fare in compagnia dell'avvocato Angelo Calculli, che saluto e ringrazio per essere qui in diretta con noi. Angelo, benvenuto in Social Room. Ciao, grazie Marco, piacere di risentirti dopo tanto tempo. Piacere anche il mio. Allora, siamo pronti nel 2023 a vivere eventi musicali di alto livello, questo grazie anche all'impegno dei tanti professionisti, lo stavo dicendo prima. Tu sei a capo della Dogma 95, che è questa società che ti vede protagonista nella direzione artistica dell'Oversound Music Matera Festival, che dal 30 di giugno arriverà a Matera. Ci spieghi meglio di cosa si tratta? Sì, certo. Allora, innanzitutto devo fare una precisazione, perché sì, qualcuno pensa che in questo momento Matera sia diventata di, come dire, attrattiva dell'interesse di chi organizza gli eventi, forse dimenticando che negli anni, io chiedo scusa ma sono raffreddatissimo, tranquillo, dimenticando che negli anni strutture come l'Orchestra della Magna Grecia, Piero Romano, Viziello, ma lo stesso Luigi Esposito del Jazz, io e Dino Plasmati con Officina del Jazz, lo stesso Angelo Tosto. Insomma, Matera è stata sempre protagonista di eventi importanti, da Bart Bacharach a Ray Charles, Pino Daniele, I Pooh. Certo. Quindi non è nuova alla, come dire, all'interesse per i grandi eventi. Certo, adesso i grandi eventi sono diventati sicuramente un fiore all'occhiello per la nostra città, anche dopo la nomina a capitale europea della cultura. Sì. E chiaramente io da materano ho avuto sicuramente una, come dire, non voglio dire una parola interesse, perché non è un interesse economico, ma un interesse a che la nostra città diventasse protagonista anche di eventi così anche un po' trasversali, cioè noi come Dogma ci dedichiamo ad attività che non sono solo musicali ma sono anche teatrali. I nomi che avete letto nei giorni scorsi sulla stampa spaziano da Brignano, Salemme, esatto, a Venditti De Gregori, sì, se, passando per Fabri Fibra, Lazza, Salvo, quindi anche, come dire, una pianificazione che tiene conto dei diversi interessi culturali della città e anche delle diverse tipologie di pubblico che una città che in una città ci sono, no? Il pubblico, sì, non è un pubblico omogeneo, è un pubblico che ha età differente e soprattutto interessi differenti. Abbiamo, sì, appunto, abbiamo sì, Angelo, ti interrompo un secondo perché volevo fare, sì, un po' d'ordine. L'Oversound Matera Music Festival prevede l'inserimento in due location, ma adesso ci arriviamo sulle location, di diversi eventi. Si parla, appunto, l'hai citato, Jimmy Sachs, ci sono gli uomini elementi del DJ Time, Piero Pelù, Vincenzo Salemme, Venditti De Gregori, Biagio Antonacci, Articolo 31, Fabio, certo, Fibra, Mannarino, Enrico Brignano, Salmo, Lazza, insomma sono soltanto i primi nomi che avete, ecco, segnalato. Ti do un'anteprima, la do veramente solo a voi. Sì. Domani sarà annunciato un nome che farà tremare la città e che sono riuscito, siamo riusciti con i miei soci ad ottenere su Matera, grazie veramente alle relazioni forti che in questo momento mi legano anche alla città di Milano, mm-hmm, che mi piacerebbe un domani gemellare con Matera per quanto riguarda gli eventi. Ma e quindi annunceremo un nome nel mondo della canzone teatro veramente grosso, un nome che in questo momento è tra i più richiesti d'Italia e che non aveva nemmeno una data in Basilicata. Sono riuscito ad averne non una, ma due consecutive. Quindi è un nome che possiamo già svelare o non possiamo? Io te lo chiedo, visto che ci hai dato, ragazzi, l'opportunità. Il nome non lo dico, però se ci riflettete un attimo, in questo momento c'è un artista che gira in tutta Italia e fa circa 120 date in giro per l'Italia, quasi sold out ovunque.
Guarda, l'avvocato Angelo Calculli ci sta dando uno spunto anche per una sorta di gaming radiofonico, quindi magari possiamo anche mettere, come dire, l'opportunità per allargare a questo rebus ai nostri amici che ci stanno seguendo. Comunque, tempo al tempo arriveremo anche al nome misterioso che riuscirete a portare nella città di Matera. Non solo il nome misterioso, ma anche noi stiamo facendo un lavoro sulle location. Considera che oltre Matera noi abbiamo fatto un accordo con il parco di Silenutte a Trapani, con il parco archeologico di Borgo Ignazia, quindi a noi piace lavorare in una filiera Puglia-Lucana, che è Appulo-Lucana, che comunque in tutte le cose che sono state fatte, diciamo in joint, ha sempre funzionato. C'è un annoso problema su Matera, che è quello della Cava del Sole, che spero si risolva oggi. Okay. Avrete letto il comunicato del comune. L'abbiamo letto, l'abbiamo visionato. Si parla ovviamente di autorizzazioni legate per i prossimi anni proprio della location Cava del Sole. Diciamo che comunque gli eventi in programma sono anche pianificabili in un'altra delle location che già è stata utilizzata nel recente anche Capodanno di Matera, che è quella del Castello Tramontano. Certo, ma noi infatti le nostre date che abbiamo comunicato, contrariamente a quello che diceva oggi la Gazzetta, il comune ha in mano tutte le nostre date, noi le abbiamo pianificate sia per il castello sia per la Cava del Sole, perché ci auguriamo e lo desideriamo che il problema della Cava del Sole venga risolto, anche perché un'altra organizzazione, senza avere autorizzazioni, insomma, ha annunciato l'apertura di due date importanti alla Cava del Sole con la messa in vendita dei biglietti. Devo dire che noi, rispetto a loro, senza voler creare competizioni o concorrenze che non esistono, siamo stati prudenti e non abbiamo ancora aperto le vendite di biglietti. Le apriremo sicuramente nei prossimi giorni, con la speranza che il problema della Cava del Sole venga risolto. Non solo nell'interesse di Dogma, anche nell'interesse di tutti gli altri organizzatori e soprattutto nell'interesse della città di Matera, venga risolto. Io confido in questa amministrazione comunale, perché la vedo un'amministrazione comunale giovane, attiva e che sicuramente porterà a soluzione i problemi. Confido moltissimo anche nel nuovo assetto della Fondazione Matera, Capitale della Cultura Europea, e diciamo, io spero, mi auguro che queste problematiche burocratiche vengano sicuramente risolte, per poterci dare la possibilità di offrire alla città un programma di tutto rispetto. Certo, a favore sempre chiaramente degli utenti finali, che sono il pubblico non soltanto materano, ricordiamolo, ma anche quelli che raggiungono poi la città di Matera come indotto turistico legato chiaramente a questi eventi che si vengono ad organizzare. Va bene, quindi Angelo, io ti chiedo quindi una verifica finale: il Lover Sound Matera Music Festival non è a rischio? È un evento che è stato presentato e si farà dal 30 di giugno, giusto? Sì, no, quando annuncio le date di domani capirete che inizierà un po' prima, probabilmente inizieremo il 24. Ci hai caricato di curiosità ed entusiasmo. Ma guarda, voglio fare proprio un'ultimissima precisazione. Certo. L'Oversound non è un festival dato oggi, L'Oversound è un festival di Otranto che esiste da molti anni, un festival pugliese, e che adesso, grazie alla unione delle società che sono presenti all'interno di Dogma 95, è sbarcato a Matera dalla Puglia, soprattutto, ripeto, sempre in considerazione del fatto che io credo fortemente che Puglia e Basilicata, soprattutto noi dell'area materana, abbiamo molto da condividere in comune e dobbiamo vivere di un interscambio non solo culturale ma turistico e soprattutto anche umano, perché poi alla fine facciamo questo perché anche gli altamurani ne possano godere. Chiaro. Che sono vicino a noi, anche la Terza, anche Girosa, cioè noi viviamo in una commistione di area che ha un confine solo perché qualcuno lo ha messo geograficamente, però siamo molto integrati con i cugini pugliesi, e quindi sono molto felice soprattutto per questo di avere la possibilità di collaborare con l'Oversound Puglia e aver finalmente convinto gli organizzatori a credere in Matera.
E noi ringraziamo te che davvero materano sei legato a questa città, anche se vivi per molto tempo altrove, insomma, non perdi tempo, colli sempre l'attimo e l'occasione giusta per portare la tua arte dalle nostre parti. Ma il mio cuore è lì. Certo, è chiaro, ovviamente. Angelo Calculli, lo ringraziamo, l'avvocato Angelo Calculli e tutti, chiaramente, gli esponenti della Dogma 95, a cui auguriamo buon lavoro per la buona riuscita dell'Oversound Matera Music Festival dal 30 giugno, con tantissimi artisti, in attesa poi delle notizie misteriose da domani qui a Matera. Grazie Angelo. Grazie Marco, un abbraccio a Radio Radiosa. Grazie. Ringraziamo ancora una volta l'avvocato Angelo Calculli per questo collegamento e aspettiamoci appunto grandi eventi, grande musica.